Un tuo giudizio in questo momento così delicato per il ciclismo? Ma questa domanda me l'hanno fatta anche prima le varie televisioni. Chiaramente, da grande appassionato di ciclismo e da corridore, che comunque non fa questo sport solo per lavoro, ma principalmente per passione, corro in bici dall'età di 10 anni, quindi penso come tanti hanno dedicato la loro vita. La loro parentesi di vita per questo sport non può che dispiacere. Una cosa, un brutto momento che per quanto mi riguarda, sai, ogni volta che succede qualcosa c'è sempre la speranza che sia l'ultima. Però credo che si stia facendo tanto per la lotta al doping e dobbiamo fare ancora tanto. E lo dobbiamo sicuramente fare sia per la maggior parte dei corridori che sono convinto che fanno le cose per bene e in principal modo per tutti i tifosi che nonostante tutti i problemi che questo sport ultimamente sta passando sono sempre ad incitarci lungo le strade come se niente fosse. Questo è la consapevolezza che questo sport è amato, amato moltissimo e piace tantissimo alla gente e quindi non dobbiamo deludere questi sportivi che comunque alimentano questo sport. T'as pensé un peu sur ce qui se passe en ce moment dans le cyclisme qui traverse un moment très délicat? Daniel a répondu, je suis un grand passionné de cyclisme, évidemment, et je suis coureur. Je le fais pas seulement comme travail, mais comme passion. J'ai commencé à 10 ans à courir et je dédie cette parenthèse de vie à ce sport. Donc, pour moi, c'est vrai, je suis vraiment désolée et triste pour ce moment très difficile qu'on est en train de passer. À chaque fois que quelque chose arrive, on a l'espoir que ce soit la dernière fois. J'espère de toute façon qu'on fait beaucoup de choses et qu'on avance et qu'on continuera à travailler dans ce sens. Et ce, pour la majorité des coureurs qui, selon moi, font les choses proprement, mais aussi pour tous les sprinteurs, tous les supporters qui sont là à nous encourager et à rester là fidèles parce qu'ils aiment ce sport et on doit pas les décevoir. Dernière question. Farà tu, Filippo. Sentire la tua vittoria più importante, immagino, a chi la dedichi? La prima persona che mi viene in mente è mia moglie, che mi è stata vicino nei momenti più difficili e alla persona che mi sta più vicino, che comunque che mi dà la forza per ogni giorno per lottare. E poi sicuramente a tutti i compagni della mia squadra che comunque se lo meritano, perché tutti facciamo una grande fatica e quindi una vittoria fa sempre una boccata di ossigeno per tutti e a tutto il personale della squadra che comunque si dedica anima e corpo per non farci mancare niente. Quindi sono queste le persone. C'est ta victoire la plus importante. Donc, à qui dédies-tu cette victoire? Donc, tout d'abord, je pense à ma femme. C'est la personne qui m'est le plus proche dans les moments difficiles, mais c'est aussi la personne qui me donne tous les jours la force de lutter. Également, je dédie cette victoire à mes coéquipiers qui se méritent cette dédicace parce qu'ils font tout comme moi beaucoup de travail tous les jours. Et cette victoire est une belle bouteille d'oxygène pour nous tous. Enfin, je dédie cette victoire à tout le personnel de l'équipe qui fait tout en sorte que tout soit prêt et tout se passe bien pour nous pendant toute la durée de la course.